6, dritto con la schiena, 7, che non andare da nessun altro, 50 e 50, ok? 10, 14, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 18, 15, 12, 13, 14. Dicono che bisogna un'immagine importante. Io premetto che secondo me la palestra è una delle cose più inutili della terra. Cioè non vedo, cioè vedo proprio una cosa a vuoto. Cioè andare lì coi pesi, cioè una cosa stressante. Però è anche vero che bisogna recuperare un po' un certo rispetto per se stesso, quindi un po' l'allenamento fisico è importante. Poi New Economy ci vuole l'immagine, capito? Stasera ho sentito un messaggio suo sul cellulare, sì, l'ho chiamato e mi ha detto vieni, facciamo una cena, così tanto non ci vediamo. E a lei piace che io mi vesta così, capito? Io invece cioè lo sopporto perché cioè mi stringe tutto. Vero? Sì. Sono d'accordo, dillo a lei. Solo che non mi vede mai, ogni tanto, ogni volta che mi vede devo accontentarla, eccola, è da parecchio, sarà 4 mesi che non ci vediamo. Entra, entra pure. Vieni. Ciao. Bella persona. Ma di lui penso può colpire tutto, perché è una persona estremamente comunicativa. Non è finita con lei? Ma non è mai finita, nel senso è una storia che tipo dura 12 anni, quindi sono tantissimi anni che ci conosciamo, quindi non è quei 4-5 mesi che non ti vedi che rovinano tutto. Allora, qui bisogna buttarla per la pasta, Era il giorno del mio compleanno e lui faceva animazione con altre 2 o 3 persone, non mi ricordo ora esattamente, e niente, io ero rimasta un po' subito affascinata a questa figura che si muoveva, no? Così in maniera molto di gomma, diciamo. e quindi niente, poi ci siamo conosciuti da lì e... cambiato rossetto. Ti trasmette una grandissima energia, voglia di vivere. Allora, oh, io butto. No, guarda qua. Ottimo, direi. Grazie. Anzi, fai una cosa, tu vai a capotavola. Ok. Vi siete conosciuti quanti anni fa? Cazzo. Non lo so. 8 anni fa. Non lo so. Tu però mi sai dire la data, il giorno e l'ora, vero? Era il giorno del mio compleanno, quindi... Che data? 29 settembre 1991. A che ora? Era dopo mezzanotte alla discoteca Il Nero. Wow, ma di solito avevo un serie di ragazzine tutte intorno che venivano lì semplicemente perché sai, sei l'animatore. Tra l'altro io ero quello simpatico, perché sai, bello non sono mai stato, simpatico. E lei mi aveva colpito perché mi continuava a guardare, però faceva finta di niente. Io c'ho un momento in cui lavoro, no? E lavoro, e quindi mi devo dare, e devo dare gli altri, no? In cambio ho anche tanto. C'è un momento in cui però c'è una vita sentimentale, in cui piacerebbe stare, confrontarmi con una persona matura, seria, che sia, non sia metà della mela, no? Sia una mela intera. E io sono l'altra mela intera.
e quindi che interagisce con me, cresciamo, facciamo le cose che ci piace fare, al di là di tutto, al di là del lavoro, al di là del... cioè che non deve essere un altro impegno di lavoro, la vita sentimentale. Ora mi fa incazzare. Io lo so di aver contribuito alla sua persona, allora, come lui ha contribuito alla mia, ma in maniera... Io gli ho sempre detto, cioè lui non se lo ricorderà senz'altro, non avrà più le lettere che gli ho scritto, perché gli ho scritte tantissime. Sì, ora dopo me le fai vedere. Io te le faccio vedere che succede. Benissimo, guarda, ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa se ti ce l'hai. Però io gli ho sempre detto che lui è stato un grande dono per me. Perché mi ha cambiato in toto la vita. Veramente, è stato un uragano. Mezz'ora, capri, quindi... Sì, perché me sono anche rilette tutte, tra l'altro, per farti fare una figuraccia. Ne ho selezionate quattro.